Nerone Antonio, RSU Fister Cisl, Abramo Montalto. Allora, noi siamo scesi qui a fare questo sit-in di protesta per dei semplici motivi, diciamo semplici tra virgolette. Visto quello che sta succedendo al Malviva Palermo, dove è stato proposto dall'azienda un fondo di, diciamo, la richiesta di un ammortizzatore sociale fino al 60%, ovvero che vuol dire in parole povere o fai questo oppure ci sono 1200 superi che rappresentano circa il 50% della sede di Palermo, o l'alternativa è fare appunto questo ammortizzatore sociale dove uno stipendio di 1000 euro si trovi diciamo, a prendere 500 euro e essere decurtato di circa la metà. Visto il mancato rinnovo di circa 300 colleghi solo sulla sede di Montalto Ufugo e su tutte le sedi di Abramo di circa 1000 colleghi, ha fatto sì che, visto anche diciamo, che da circa 6 mesi siamo sotto regime di fisso, ovvero abbiamo applicato questo fondo di integrazione salariale perché c'erano già degli esuberi per cercare di salvaguardare l'intero perimetro occupazionale, si è venuto a creare una sorta di clima di paura, una sorta di clima di incertezza che ha fatto sì che diciamo, ci portasse a mobilitarci diciamo, come RSU unitariamente, CGIL, CISL e GUIL, per avere delle risposte. Dalla nostra diciamo, azienda noi chiediamo diciamo, una maggiore trasparenza nei piani industriali, diciamo, in cosa vuole fare per rilanciarsi in questo mercato, ricordandoci sempre che l'Abramo Customer Care è il terzo player diciamo, nazionale. Vogliamo dire a chi per Abramo va a trovare diciamo, una sorta di nuove commesse, no? Di metterci il massimo impegno perché diciamo, noi vogliamo tornare ad essere la Abramo che eravamo diciamo, 6 mesi fa prima che iniziasse tutto questo ambaravam. A Tim, che è il responsabile di tutto ciò, vogliamo ricordare che il taglio di flussi agli outsourcer, che sia Abramo, che sia Almaviva, non è una cosa diciamo, positiva, perché deve ricordare che quando Tim era in difficoltà, chi ha aiutato, diciamo, Tim? Gli outsourcers. Sappiamo tutti che automaticamente un dipendente outsourcer costa la metà di un dipendente che lavora in Tim. Quindi automaticamente si deve ricordare che quando c'erano le difficoltà sono state aiutate anche da queste forme di lavoro. Infine chiediamo a tutti gli attori che sono, diciamo, in gioco, in questa diciamo, chiamiamolo gioco, in questa partita, chiediamo di impegnarsi, politici comunali, politici regionali, politici nazionali. Bisogna portare il problema ai tavoli, dove diciamo ai tavoli giusti, soprattutto i tavoli romani, dove si va a impedire il gioco del massimo ribasso con le gare di appalto, ovvero bisogna mantenere dignità al lavoro. Cioè, che vuol dire mantenere dignità al lavoro? Se è previsto che il costo del lavoro è 0,41, non si possono prendere gare di appalto a 0,39, perché chi ne risente è il lavoro e chi ci perde siamo noi. E soprattutto vogliamo dire allo Stato, a chi governa questi flussi, che automaticamente devono tornare i volumi dall'estero, perché se ritornano i volumi dall'estero, noi la crisi si risolve e stiamo tutti più tranquilli. Grazie.